si preoccupa la donna. La mano è da rivedere, guarda. Acqua e sapone. Acqua e sapone, quindi adesso andiamo a fare un sorteggio per la squadra abruzzese che giocherà alle 20.30 e conseguentemente. Barbarossa, l'acqua e sapone pesca la Marca che negli ultimi anni è stata una delle protagoniste di questo campionato impegnativo, questa partita. Abbiamo pescato la bestia nera, la nostra bestia nera, perché noi ce la battiamo un po' con tutti, ma con la Marca siamo stati sempre un po' sfortunati, non è che siamo andati tanto male, a parte l'ultima partita, molte volte l'abbiamo perso un po' per ingenuità, abbiamo perso per un gol di scarto, eccetera. Comunque speriamo che ci prendiamo una rivincita a casa nostra di un evento così importante, quindi spero. Noi intanto abbiamo vinto perché portando questa Coppa a Pescara penso che tutte le società abruzzese abbiamo vinto tutte, quindi questo è già un grande successo. Poi la partita ci batteremo, speriamo alla pari e poi che vinca il migliore, quindi non è che dobbiamo vincere a tutti i costi, però lo spettacolo vincerà sicuramente perché giocare con una grande squadra ci si esalta, i giocatori giocano meglio, quindi abbiamo fatto le grandi partite con le grandi squadre noi. Abbiamo perso col Venezia che ha perso 11 partite di seguito, quindi che ben venga la Marca. L'acqua e sapone vuole essere una grande del campionato, una grande della divisione calcio a 5 e questo evento, questa kermesse può legittimare queste ambizioni? Ma speriamo di sì, noi abbiamo un allenatore italiano molto bravo che ha un modo suo, tutto un modo suo di allenare. Puntiamo molto sui giovani, infatti con le giovanili da anni vengiamo sempre un po' in tutti i settori, under 21, under 18 eccetera, e quindi stiamo crescendo i ragazzi italiani perché in generale la prima squadra giocano solo brasiliani, però abbiamo i brasiliani molto giovani che venivano tutta la A2 e quindi hanno fatto un buon campionato l'anno scorso, abbiamo fatto qualche rinforzo importante, qualcuno tipo Chiaquinha che è fortissimo. E abbiamo avuto qualche sfortuna di tesseramento, qualcosa di questo tipo, ma quando la rosa è al completo noi ce la possiamo battere veramente con tutti.